Il pane è qualcosa che simboleggia il cibo, è sulle nostre tavole tutti i giorni, ma è anche il primo alimento che porta il sale sulle nostre tavole. Pertanto dobbiamo guardare gli ingredienti, la lavorazione, la lievitazione, il contenuto di fibre, ma oggi a occhi aperti andremo a guardare il contenuto di sale che c'è nel pane. Ci piace acquistare il pane fresco, ma sulle confezioni del pane fresco non troviamo nessuna indicazione del sale. Dobbiamo ricorrere ai pani confezionati per avere delle indicazioni nutrizionali sul contenuto di sale. Per mercati c'è il libro degli ingredienti, ma di tutti i prodotti abbiamo solo gli ingredienti. Non è segnata la quantità del sale. C'è scritto che c'è il sale, ma non c'è scritta la quantità. Spesso associamo l'alto consumo di sale a salumi e formaggi. Invece l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha visto che la prima fonte del sale, quello che ci fa aumentare la pressione, è proprio il pane. Mettiamo gli occhialetti per leggere bene quanto sale c'è nel pane. In questo pane, etichettato sullo scaffale del supermercato, troviamo l'1,3% di sale. Considerando che il sale che dobbiamo consumare durante tutta la giornata sono massimo 5 grammi, l'1,3% è davvero tanto. Il sale che dovremmo trovare nel pane dovrebbe essere massimo mezzo grammo per etto, 0,5 grammi di sale per 100 grammi. Quest'altro prodotto addirittura ha tutti i valori nutrizionali, ma si sono dimenticati di scrivere il sale e quindi diventa davvero difficile fare la scelta giusta. Evviva, ho trovato un pane che è realizzato senza sale e quindi assolutamente lo possiamo scegliere. Il sale manca tra gli ingredienti e quindi è praticamente zero. Peccato che il prodotto non sia integrale, dovremmo accompagnare questo pane con tante fibre, tante verdure in modo da bilanciare. Quando compriamo il pane dobbiamo guardare tanti aspetti, innanzitutto che non sia troppo scura la crosta. Ne abbiamo già parlato a occhi aperti perché indice di acrilamide. Dobbiamo scegliere un pane ad alto contenuto di fibre perché le fibre ci fanno bene, ma è anche molto importante che il pane sia a basso contenuto di sale. In questo caso ho trovato un prodotto che è realizzato senza sale, ma comunque può essere migliorato in altri aspetti. Anche i pain carré possono avere davvero tanto tanto sale, come in questo caso leggiamo addirittura l'1,6% di sale. È la stessa quantità di sale che troviamo nel prosciutto cotto. Mi sembra davvero eccessivo, non credi? Davvero è difficile trovare un pane che abbia tutte le caratteristiche per essere davvero ok, dagli ingredienti alle fibre, all'acrilamide assente ovviamente, al ridotto o basso contenuto di sale. Cosa possiamo fare? Beh, io vi consiglio sicuramente di imparare a farlo a casa, inserendo solo 7 grammi di sale per ogni chilo di farina, ma soprattutto chiediamo ai produttori, chiediamo ai supermercati di rifornirci sempre più di pane di qualità e allo stesso tempo con poco sale.